Paolo, abbiamo bisogno di capire, Guzzanti, scrittore e giornalista. Prima domanda, semplice. È così importante per il mondo questo incontro? Sì, ma in questa suggestiva ricostruzione, fatta peraltro molto bene, manca il pezzo fondamentale, cioè? Per capire. Ed è la Cina. Tutto ciò che sta accadendo in quel lontano angolo del mondo ha sullo sfondo un duello che si vede e non si vede secondo i momenti, ma quello sì potrebbe diventare un giorno, il giorno del giudizio nucleare, speriamo di no. Ed è il conflitto sempre latente fra Stati Uniti e Cina. Trump chiama il presidente cinese Xi, lo chiama il mio amico Xi, lo invitò, lo ricorderete, a Mar-a-Lago in questa sua fantastica tenuta con golf, una delle sette meraviglie, mentre ce l'aveva lì a cena tra un bicchiere di vino, una tartina, gli ha detto adesso sparo sulla Siria una raffica di missili così questi ragazzi capiranno. E fu molto divertente. È vero, perché fu da lì che partirono i famosi missili della Siria. E il presidente cinese non fece una piega non plissé, come diceva, e sorrise amabilmente, però quella fu una prova di forza psicologica. Il giovane chiamato, è uno strano personaggio, pieno di documentari, uno che ha fatto fucilare lo zio, sembrano delle cose omeriche, stermini di comunque è un personaggio che ha una storia che è quella di suo padre, suo nonno, tutti legati a una specie di nazismo comunista di massa, molto amato dal popolo perché chi si azzarda a non sorridere viene fatto fuori immediatamente. E lui è stato un uomo protetto dalla Cina e la Cina lo ha sempre usato come una spina nel fianco degli Stati Uniti. Ricordiamo brevemente, nel 1950 la Corea era stata tagliata in due perché dopo la guerra, cacciato il Giappone, fu stabilito di fare due stati come influenza. Un giorno però i nordcoreani di allora, sostenuti dalla Cina, invasero la Corea del Sud, panico, arrivarono a Seul, gli americani, le Nazioni Unite. Fu una volta, pensate, che le Nazioni Unite permisero all'Italia, che era un paese sconfitto e nella vergogna della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia implorò di poter partecipare alla guerra di Corea con un piccolo campo ospedale, andò a questa tenda con due medici. Ma fu una guerra terribile perché gli americani, guidati dal generale MacArthur, che era questo uomo con questa piccola pipa, un super generale che aveva messo in ginocchio il Giappone e aveva fatto impiccare tutti i generali giapponesi che avevano causato la guerra, ebbe dei colpi di genio per cui riuscì a risalire la Nord Corea e, senza il permesso del presidente americano Truman, invase il Nord Corea e si affacciò alla Cina. A quel punto i cinesi di Mao Zedong gli mandarono addosso milioni di soldati. Venne a fare una guerra impantanata nella neve, triste, grigia, nulla a che vedere con l'epica che qualche volta gli americani evocano, specialmente nei film. Punto, fine di quella vecchia storia. La Corea del Sud è diventata quella potenza tecnologica pazzesca che tutti sappiamo. La Corea del Sud è una specie di caricatura del maoismo della prima ora. E quello che ha fatto questo piccolo genio, grasso e buffo, che è il presidente nordcoreano, è stato di mettere sotto pressione gli Stati Uniti con lanci di missili e preparazioni di bombe atomiche, dicendo io appena ce l'ho e l'ho avvitata, te la mando su San Francisco, poi se faccio un missile più forte te la mando su New York. E è stato molto divertente, se vi ricordate, perché lui tirava veri missili e faceva esplodere vere bombe atomiche. E Trump gli rispondeva a parolacce. E c'è stato questo duello. Vere bombe e veri missili contro guarda che io ti meno, guarda che io ho il pulsante. No, ma guarda, certe volte la storia va guardata. Ma è tutto vero, quello che ho detto. Non c'è una punta di... Questo è il bello, questo è l'aspetto. E quindi divertente. Oggi la Cina con questa... La Cina, quella cosa che abbiamo visto nel servizio, dice improvvisamente... Il 25 maggio succede qualcosa. È successo semplicemente che i cinesi si sono presi il giovane
nordcoreano, lo hanno portato a Pechino, gli ha detto ma che fai, ma tu ti stai arrendendo agli americani, che sei impazzito, qui ci siamo noi, no? E quello ha detto ah vabbè, allora io, e fece delle mosse, delle dichiarazioni anti-americane. E lì Trump, se andate su YouTube c'è un video in cui si vede Trump prima che fosse presidente, che davanti a uno che gli è andato lì, gli ha tirato fuori la cravatta dal taschino, gli ha fatto delle cose, e Trump rimane impassibile e poi probabilmente fa boh e lo atterra. Non è una cosa bella, non è una cosa carina, però il temperamento è di quell'uomo. Ricorda la figura americana dell'uomo tranquillo, John Wayne, che era quello che non voleva la guerra, non voleva Paolo, le risse, però mi devi spiegare questa cosa. Dimmi. Adesso me la devi spiegare, perché tu ti sei occupato di servizi, di cose strane, eccetera. Guarda la concreta, spiegami questo piccolo dettaglio che però è importante, è così. Sì, perché è un mistero, no? Ma perché è successo? Perché durante appunto il summit a Singapore, al momento della firma dell'accordo di denuclearizzazione, adesso se la regia manda questo video lo possiamo vedere e commentare insieme, che succede? Che i due leader entrano, no, non è questo, è un altro, eccolo qua. Arrivano, si siedono e devono firmare. Ci sono due penne sul tavolo, due penne che devono usare appunto per firmare l'accordo. Ma la sorella di Kim Jong-un gli porge un'altra penna. Lui non usa quella sul tavolo, ma usa perché la sua. Perché fai sì già con la testa? Perché fai lei è il capo dei servizi segreti, la chi? Sorella di la Kim. La sorella, certo. A parte che non è la sorella, così carina com'è, non è la sorella. Ma è una famiglia. Anche lei si chiama Kim. È una famiglia allargata. Vabbè, che c'entra? È una specie di... Ma anche Kim, se si mette un po' bene... No, taglio no, no. E perché il capo dei servizi... Perché evidentemente teme la penna avvelenata, insomma. Ma dai, ma vengono da tradizioni molto... Beh, sì, la sì. Penna avvelenata. Adesso io questo non lo so, tu esiste. Mi fai una domanda ipotetica. Certo, un cambio di penna vuol dire non usare quella, te do la mia che è senti, meglio. Senti, tu hai scritto. La cosa più divertente, secondo me, come giornalista, come testimone, anch'io sono stato al 38esimo parallelo, è uno spettacolo meraviglioso. Perché tu vedi, dalla parte del sud arrivi, che è tutto Samsung, tutte cose per macchine, poi improvvisamente comincia un mondo. I boschi di soldati impettiti. Io non ho visto la metropolitana vuota, piena di senza nessuno, queste vigili che dirigono un traffico che non esiste. Perché è molto bello, è molto. Però c'è questa. Per far segnare, cioè, altro, non c'è nessuno. Non ci sono. È surrealismo, è Dalì, De Chirico. E invece, però, quello che mi ha divertito molto. E che siccome Trump è detestato dalle sinistre di tutto il mondo, solo appena vede, Trump, se tu lo nomini a degli amici e dici, ma Trump in fondo, casa di... è così, no? Vi provate a cena, in fondo quel Trump, che te c'è? Mi attacchi, no. È vero. Allora, grazie, siete molto generosi e citate la mia vanità. Ma il punto è che appena Trump ha cominciato a fare questo duello, lui parole, l'altro missili, mi pare evidente la differenza, tutte le sinistre secondo me hanno detto ma quest'uomo, ma usa un linguaggio militare, ma vuole scatenare una guerra, come quello che sta tirando i missili, quello gli dice soltanto se te spiezzo in due, come diceva il vecchio film di Stallone e Rocky qua. Abbiamo sbagliato Guzzanti. Io questo pezzo l'ho fatto in teatro. Permetti, faccio una piccola imitazione. Mi devo alzare e fare una. Ti prego, un aereo, ragazzi. Perché bravo. Mi è venuto, no? Abbiamo 36. Su YouTube, se voi andate a guardare, Trump gli ha schierato degli aerei che sono dei fantasmoni piatti, neri, con una faccia e un'espressione. Volano a 3.000 km. Però la camera li riprende, che sembrano immobili, hanno questa faccia. No, così. Ma... Prima di applaudirmi andate a vedere, perché è una cosa incredibile. E Kim li ha visti e si è spaventato. Poi gli facevano delle esercitazioni militari sul filo della porta di casa. Tipo... così. E questo ha avuto effetto, ma... Com'era l'aeroplano? L'aeroplano era così, guarda, perché bisogna fare... L'ala deve essere un po' piegata, e la faccia deve essere tonta, triste e cattiva. E poi oscilla. Cioè, è la prima volta che imito un aereo, quindi... Abbiamo finito il tempo, anche perché io non posso continuare ad andare in onda. Cioè, perché io l'imitazione di Guzzanti non... Dovevamo parlare seriamente! È tutto vero! È tutto...
Grandissimo. Non ho esagerato in nulla. L'ultima puntata non potevamo che farla con il mio amico Guzzanti, che si è scoperto un imitatore. C'è quattro Guzzanti che fa imitazioni, che tu conosca? No, sono dei parenti. No? Parenti lontani, la sorella di Guzzanti. A dopo la pubblicità. Grazie.